Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Igor del Tanke e questo è un nuovissimo video in cui vi voglio parlare delle 5 cose che solo chi ha mai avuto l'apparecchio può sapere. Ho messo l'apparecchio da gennaio e perciò tutto ciò che vi porterò è frutto di una mia personale esperienza. Voi sarete liberi nei commenti di dirmi la vostra esperienza personale. Prima di iniziare la classifica, sigla. Il primo punto riguarda il dolore. Come tutti saprete, mettere l'apparecchio è dolorosissimo, soprattutto per i primi giorni, perché visto che ti stringe la bocca, vi porterà a non poter mangiare e a dover utilizzare i colluttori, a dover addirittura tante volte a prendere la tachipirina. Questo succederà anche quando la dentista vi stringerà l'apparecchio. Una cosa tipica dei momenti in cui il dolore è forte ed è persistente sarà quello di dover mangiare omogenizzati o mangiare frullati. Pensate che io, i primi giorni mangiavo la carne frullata pur di non dover mangiare solo omogenizzati di frutta oppure gli omogenizzati dei bambini, che anche se erano di carne non mi piacevano. Il secondo punto riguarda gli sport. Come tutti saprete, fare sport avendo l'apparecchio, soprattutto gli sport che riguardano contatto o palla, è molto complicato. Io ad esempio gioco a calcio e ogni volta che devo praticare il mio sport rischio di ricevere una pallonata in faccia e che mi salti l'apparecchio. Questo provoca un rischio di perderlo, ma anche di respirazione. Tante volte quando magari sono particolarmente sotto sforzo durante un allenamento o una partita mi capita di non riuscire a respirare correttamente, magari come facevo prima di metterlo. Chiaramente, se voi fate un altro sport, saprete dirmi, magari anche questo nei commenti, quale disagio avete o avete avuto riguardante appunto l'apparecchio stesso durante lo svolgimento dello sport. Il terzo punto riguarda le fiacche e i vari tagli che ti porta alla bocca. Tante volte mi sveglio la mattina con dei tagli sulle gengive, con delle fiacche in questa parte della bocca, ma questa comunque rimane la mia esperienza personale, magari a voi sarà capitato in altri posti. In ogni caso, l'unica soluzione era avere la cera, che praticamente era avere dei pezzi di cera filati in bocca, cosa che a me stanca subito e che perciò mi porta a non utilizzarla piuttosto a tenermi le fiacche, che detto tra noi, dopo un po' sono andate via da sole. Il quarto punto riguarda il cibo tra i denti. Ogni volta che si mangia, soprattutto cibi come insalata, come la carne, come talvolta alcuni tipi di pesci, dei pezzi rimangono incastrati all'interno dell'apparecchio e questo ti porta a doverti lavare i denti ogni volta che mangi, ma soprattutto quando sei fuori di casa, non potendo mangiare le cicche, ha continue preoccupazioni sul fatto se hai i denti puliti o meno. Il quinto punto riguarda il sorriso. Infatti, avere l'apparecchio rovina un po' il sorriso, varia il sorriso e soprattutto nei primi momenti questo porta a tanti problemi mentali, a tante preoccupazioni derivanti dal fatto che pensi che magari agli altri non piaci come piacevi prima senza apparecchio. Col passare del tempo ci si abitua ad averlo in bocca, però rimane che il tuo sorriso senza di esso sarà totalmente un'altra cosa. La classifica è finita, ragazzuoli. Allora, è vero che l'apparecchio è una cosa che porta tanti, tanti lati negativi e tanti cambiamenti nella propria vita. È vero anche che col passare del tempo, come dicevo prima, le cose cambiano perché il dolore diminuisce, quasi non lo senti più l'apparecchio tante volte. Lo sport ti abitui a praticarlo con esso. Il sorriso ti abitui che ce l'hai così. Poi rimane che non è la stessa cosa, ma ti abitui ad averlo con l'apparecchio. Le fiacche dopo un po' smettono di esserci, o comunque ti abitui ad averle in bocca, e il cibo tra i denti ci sarà sempre. In ogni caso, avere l'apparecchio ha tanti lati negativi, ma è anche qualcosa di positivo, perché se ce l'hai significa che hai qualcosa da correggere nella tua bocca e quando lo toglierai, se lo toglierai, sarà una cosa
soddisfazione enorme. E saranno giorni belli perché ti guarderai allo specchio e dirai: "Wow, guarda come ero prima e non mi ricordavo già più di essere." Il video è finito. Vi ringrazio per la visualizzazione e vi chiedo di mettere un like e di commentare nel caso sappiate o abbiate da aggiungere altri punti a sfavore o punti a favore dell'apparecchio. E vi chiedo di iscrivervi al canale, aspetta, qua sotto, in modo da potermi supportare e potermi dare un aiuto a continuare a fare video del genere, o comunque altri video e altri progetti che ho in mente. Un saluto a tutti e buona continuazione!